Trust. La fiducia è un sentimento di sicurezza che deriva dal confidare in qualcuno o in qualcosa. È una convinzione personale di correttezza e verità e non può essere forzata. Se si ottiene la fiducia di qualcuno, si è stabilita una relazione interpersonale basata sulla comunicazione, sulla condivisione di valori ed esperienze. La fiducia dipende sempre dalla reciprocità. Questo concetto è stato riadattato dall'industria informatica. Ora un chip fa questo lavoro per te. L'industria lo chiama Trusted Computing. Questo chip sarà presente in computer, portatili, server, palmari, telefonini, console, lettori DVD, sistemi multimediali, orologi, mixer, stereo, estintori, apparecchi acustici, bancali. E sarà presente anche nei tuoi dispositivi. Ma qual è il rapporto tra il Trusted Computing e la fiducia? Vediamo. In un ambiente che osserva le regole del Trusted Computing, lo scopo primario è la protezione. L'idea originale del Trusted Computing è stata formulata in modo che sia tu a decidere cosa ritenere pericoloso e cosa degno della tua fiducia. Sei tu a stabilire i criteri riguardo la fiducia verso gli altri. Trusted Computing. Sembra interessante, non è vero? L'interpretazione dell'industria riguardo al Trusted Computing è molto simile e mira allo stesso scopo: combattere i pericoli e rendere i computer affidabili. La differenza principale è che in questo caso non sei tu a decidere autonomamente di cosa fidarti o meno, perché loro hanno già deciso per te e hanno deciso di non fidarsi di te. Quindi, se loro non si fidano di te, perché tu dovresti fidarti di loro? La fiducia è un sentimento di sicurezza e dipende sempre dalla reciprocità. Trusted Computing. Sembra ottimo. Ma lo è davvero? Per saperne di più,